Salve a tutti, bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video vi spiego come salvare una clip con GeForce Experience, una guida più aggiornata che è a fine 2023. Però con GeForce Experience tu puoi fare qualsiasi cosa e anche salvare clip, registrare e fare anche live in diretta su qualsiasi piattaforma. Quindi in questo caso GeForce Experience lo puoi scaricare direttamente sul sito di Nvidia. Ti ho lasciato un link in descrizione, tu scarichi, installi e tuo e hai il tuo GeForce Experience. Se fai Alt più Z si avvia così l'interfaccia per registrare e salvare le clip, e ovviamente in basso a sinistra, non so se lo noti, c'è un pallino. Che se c'è quel pallino significa che tu puoi registrare e puoi fare le clip. Quindi se non sai come avviare questo GeForce Experience, puoi direttamente cliccarci sopra all'applicazione e cliccare su sovrapposizione ed eccolo qua. Quindi ora come funziona? Disattivo l'instant replay, disattivo, vado su impostazioni ed eccolo qua, durata instant replay. Io salvo gli ultimi 4 minuti del gioco, quindi in questo caso se io adesso provo a mettere, facciamo un minuto, frequenza fotogrammi 60 fps, risoluzione poi dipende dal vostro monitor, dipende da tutto. Io 1080 full hd e basta, quindi posso mettere questo per non avere tanti problemi di lag. Quindi faccio salva, vado su impostazioni su questa rotella e faccio tasti di scelta rapida, salva gli ultimi un minuto registrato, quindi alt più f9 io premo. Se ci clicchi sopra puoi decidere quale tasto vuoi premere per salvare gli ultimi minuti. Io faccio alt più f9, faccio indietro, attivo così l'instant replay. E questa cosa funziona veramente dappertutto, cioè qualsiasi cosa tieni aperto ti salva gli ultimi un minuto, due minuti, fino a, mi sembra, 30 minuti. Oh, proviamo un attimo a vedere una cosa, disattivo qua, se ricordo bene 20 minuti, puoi salvare gli ultimi 20 minuti. Io faccio un attimo 5 minuti, faccio salva e attivo l'instant replay. Ora io faccio tipo una prova, ok? Quindi non so, sposto queste cartelle, faccio una cosa del genere per farti vedere come funziona e salvo la clip alt più f9. Ho salvato gli ultimi 15 secondi da quello che ho fatto e i video vanno qua, questo PC, io vado nel mio hard disk, vanno sulla cartella che si chiama Aplay. Ed eccole qua, tutte le cartelle dei giochi, del desktop, tutto. Se non sai dove trovare la cartella, fai Alt più Z e vai su galleria. Ed eccolo qua, galleria. Visualizza cronologia. Se si carica, poi dovrebbe uscirvi qua. Ed eccolo qua, indietro. Eccoli qua, questa è la clip che ho fatto. E se vai a cliccare su qualche video che hai registrato, fai apri percorso file ed eccolo qua, ecco il video che ho registrato che sta nella cartella volume D. Però tu puoi scegliere il tuo percorso file dove registrare e salvare le tue cose, quindi disattivo un attimo qua, vado su impostazioni, vediamo, cattura video, registrazioni ed eccolo qua, file temporanei e video. Tu scegli così la tua cartella e la destinazione qua sopra. Come puoi vedere, poi si crea da solo una cartella che si chiama Aplay più le altre cartelle con il nome del gioco e del desktop. Quindi guardiamo il video ed eccolo qua, le cose che ho fatto, ho spostato le cose e mi ha salvato gli ultimi secondi. Se invece vuoi salvare la clip con il microfono è molto semplice. Puoi fare direttamente così, Alt più Z e qui c'è il microfono. Sempre attivo, tieni sempre attivo questo. Ed eccolo qua. Adesso in basso a sinistra c'è
il pallino e il microfono. Quindi grazie a questi due ora puoi registrare e parlare allo stesso tempo senza problemi. Quindi se questo video ti è stato utilissimo su come usare GeForce Experience e salvare le clip, più aggiungere anche la tua voce quando urli in un gioco, quando spari e vuoi salvare questa clip, ti salverà anche quella voce che hai usato nel gioco. Quindi grazie a tutti per questa visione, ragazzi, lascia like, iscriviti e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.